Siamo partiti da qua, un contesto assolutamente sportivo dove abbiamo cercato di integrare tutte quelle competenze che afferiscono al mondo dello sport, al mondo della salute, al mondo del wellness, per cercare di costruire un prodotto che fosse capace davvero di stare dietro alle esigenze dello sport, che fosse capace di rispondere anche a chi nello sport vive e che con lo sport fa i conti tutti i giorni. La sostenibilità del progetto parte già dal concetto più semplice, che è quello di poter riutilizzare il capo, riutilizzare un materiale nobile, un materiale che è pensato per poter resistere a diversi cicli di lavaggio e che in questo appunto sposa la finalità green, cercando poi anche di costruire il manufatto stesso con un materiale che provenisse da un processo di riciclo e che allo stesso tempo poi potesse essere riciclabile. Questa è l'essenza del dispositivo medico che è stato creato, un dispositivo medico che ha risposto a tutte le norme di certificazione. Da qua ci siamo spinti oltre, riuscendo a ottenere un'efficacia nei termini della filtrazione, soprattutto di quella batteriologica, abbiamo raggiunto il 99,2% di filtrazione in entrambe le vie, quindi dalla persona verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno. I dispositivi di protezione individuale come le FFP1, FFP2 e FFP3 raggiungono al massimo una protezione del 98%. Le mascherine chirurgiche sono capaci di proteggere verso l'esterno al 95%, mentre verso la persona lo sono solo al 20%. Impegno e passione che hanno permesso ad Energia Pura di partire dal mondo dello sport per arrivare a quello della vita quotidiana, realizzando una mascherina ad uso medicale che fosse davvero traspirante, riciclata, riciclabile, anallergica, lavabile e riutilizzabile.